Sa, mi si sente, spero proprio di sì. Comunque, buonasera, buonasera. Finalmente sto facendo un video, saranno passati tipo un botto di mesi, 6 mesi, boh, non lo so. Sto facendo un video perché mi ha minacciato, me l'ha chiesto gentilmente mio marito, visto che io non sto più comparendo insomma, sul canale. E mi ha detto: per favore, fai anche tu un video perché se no, boh. E quindi ho detto: vabbè, dai, visto che ho un po' di tempo libero, si sentirà un casino sottofondo perché ho tutte e due le macchine che stanno lavorando. E mi sono detta: vabbè, dai, facciamo un pochino qualche video qui. E mi sono detta: siccome c'è un effetto che mi sta sconfifferando ultimamente, sono troppo curiosa da provare. Sempre se metta a fuoco sta bellissima. Mi sono detta: ho molti stonecast anche sbagliati, eccetera. E allora ho preso questo qui e voglio usarlo come cavia. L'effetto in questione è il Grimdark. Maledico in tutte le lingue sarà Melek e anche Pippo, perché lui che mi ha dato, diciamo, questa curiosità assillante, via. Perché lui è uno di quei tipi che gli piace provare qualsiasi cosa. Oddio, ho detto così, effettivamente suona male. Vabbè, diciamo. Vabbè, diciamo che anch'io sono stata trascinata da questa curiosità e niente, quindi mi ritrovo qui a dover fare questo video. E, ci sono vari passaggi che farò. Non faccio vedere dove tolgo la rima o magari qualche difettuccio, magari non so se si vede, ma ci sono i segni degli sprue ancora da tagliare, eccetera. Non faccio vedere magari qualsiasi tipo di passaggio perché sennò il video durerebbe tipo 40 minuti e il mio telefono piange poi. E quindi farò vedere magari come metterò il primer, la base, magari qualche effettino, quindi qualche punto luce e poi i tocchi finali. E poi faccio vedere ovviamente come è uscita sta cosa, sperando che si uscirà bene perché sennò. È inutile che faccia anche video ed è meglio che poi chiuda il negozio. Comunque, bando alle cazzate e mettiamoci in azione. Non ho voglia di mettere il microfono, intanto focus, perché fa troppo caldo e soprattutto perché mi pesano le terga. C'ho tipo a 2 metri di distanza il microfono, ma non ho voglia di metterlo. Ci tengo a precisare che questa miniatura qui è stata regalata da Nios, che lo saluto e lo ringrazio ancora. E per quanto riguarda, se vorreste magari recuperarle, vi piacciono, eccetera, vi rimando al sito di Corrado, che è il nostro sito sponsor, ovvero Gioco Libreria Semola. E trovate di tutto di più e soprattutto vi invito anche a usare il codice sconto di mio marito Coridan 7 per avere un 7% su tutto il catalogo del negozio. Per prima cosa smonto la base che per fortuna non ho attaccato, ma sembra. Porca miseria, ma è che. Oh, non l'ho attaccata! Oh, meno male. Adesso la smonto e parto subito a vedere se ci sono qualche difetto. Sì, ce n'è qualcuno, ma poca roba. Posso anche lasciarla così. A parte questo, qui tutto al più. Prendo un attimo la tronchesina che Dio solo sa dove cavolo l'ho messa. Eccola. Allora, dopo aver tolto tutti i segni degli sprue, inizio a prepararla per il primer, quindi gomma pane e si inizia. No.
che si puccia qui. E andiamo a spruzzare il primer, questo qui, che mi ci sto trovando abbastanza bene. Andiamo a vedere. Dopo aver messo il primer, non solo sulla miniatura, ma anche sulle mie dita, l'osso sacro, Dio santo, lasciamolo aspettare tipo 15-30 minuti. Io però per essere sicura lascio anche 40, perché questo è un tipo di colore che deve riposare parecchio. Quindi lascio in posa e ci si vede magari anche tra un'oretta. Allora, adesso che è asciutto, facciamo un dry veramente leggero ed uso questo pennello qua, che è quello di Army Painter. Se mette a fuoco, grazie. Ed uso anche un po' di Dawnstone. Ma effettivamente c'ho la mano completamente nera. Vabbè, io e la mia mano nera cominceremo a passare un pochettino di Dawnstone leggero leggero su tutta quanta la figura. Mamma mia, qui è un po' asciugatino, eh. Prendo giusto una puntina, così, poi ciuffo, 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 vediamo un po', ok, e comincio, se rimango ferma con le gambe e non do le botte al telefono, comincio a passarlo leggero leggero su tutta quanta la figura, in modo tale che metta a risalto i dettagli e dia quell'effetto metallizzato che poi non è metallizzato. Era incicciata e basta. Ah, ma allora dillo subito. Niente, non è successo nulla. Ops.
sembra venuto malissimo come effetto. Adesso passiamo alla base, insomma questa, quindi faccio in fretta e ci si vede tra poco. Allora, è venuto pressappoco così, però non contenta, decido di metterci un pochino di questo più scuro e poi ripasso il Dawnstone sopra, così faccio i gradienti. Sì, di gran lunga. Adesso con il McRae blu e magari qualche puntina del The Fang faccio quella qualche dettaglio sempre in dry della gonnellina. Aspetta che non ci vedo bene, anche qui e qui tutt'al più anche la chiometta, ma sì. Forse anche parte dello scudo, però non lo so. Adesso vediamo, vai. Vediamo a vedere un pochino. Vediamo a vedere, ho detto. Sì. Il pennello uso il Borciani Bonazzi con la chioma verde alla The Joker. Così, perché voleva essere fashion. Allora, McRae blu. Vieni a me. Shakeriamo. Pucciamo, pucciato bene, sì, strofina, 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 nastro lindo, si avvicina. Forse con questa luce non è che si vedrà più di tanto, però. Prima volta che uso il The Fang, vediamo un po'. Bello! Sembra quasi un incubi darkness. Assomiglia, però poco a poco più acceso. Tiriamo troppo. Eccesso, perché bello, mi sta garbando. Bellissimo sto The Fang. Adesso con la mia bellissima wet palette andiamo a prendere magari un pennellino più piccolino. Vediamo questi piccolini qui. Questi qua, questi nuovi. Oddio. Si vedrà nulla. Aspetta, abbasso un po'. Tutto in diretta, bellissimo. Allora, questo qui è il Layer S. La punta così fine. E sono i nuovi pennelli della nuova collezione che è appena uscita. Ripeto, ritrovate questi pennelli qui, tutto il materiale che è qui sparso, sempre sul sito Gioco Libreria Semola. Ok, adesso dopo aver fatto lo spazio pubblicitario, adesso andiamo, muoviamoci le chiappette. Retributor Armor. Almeno metterò un pochino sulle rifiniture. Ma poco poco poco.
Ok, il risultato tipo dovrebbe essere così, non si vede tantissimo, giusto dato proprio una leggera velatura di, ripeto, retributor armor, proprio per dare ancora di più l'effetto proprio di consumato. Non l'ho dato perfettamente, sbavatura è quella. Adesso provo a mettere un po' di lead belcher nelle zone un pochettino più di rilievo. Ho proprio dei colpettini, eh. Perché poi andrò. Di wash, che quindi camuferà un po' tutto. Adesso prendo il pennello per il shade della Citadel per mettere l'Agrax Earthshade su tutta quanta la miniatura, ma lo metterò veramente a tocchetti in modo tale che la scurisca piano piano. Pucciamo il colore ed iniziamo piano piano. Andiamo a scurire piano piano, non voglio lasciare goccione. Okay, il risultato dovrebbe essere pressappoco questo, però non sono del tutto contenta. Provo a mettere anche una puntina di Numb Oil e vedere se riesco a scurirlo ancora di più. Ovviamente l'ho messa anche sulla base. Col Numb Oil è uscito veramente veramente bene e sono riuscita anche a riprendere il colore che qui era troppo acceso, perfetto, così proprio è perfetto. Incubi Darkness è un pochino di Thousand Suns Blue per mettere un pochino in risalto la chioma e tutti quanti ovviamente mantelline e via, e poi tutto al più un po' di Runefang Steel oppure, se ci vogliamo bene, l'Administratum Grey per fare un pochino gli effetti del metallo, sparsi quella e anche un pochino rimettere in risalto anche la basetta, poverina. Voilà, facciamo. Thank you.
Thousand Sons. Adesso il blu è messo un po' in risalto ancora di più. Adesso metto una puntina giusto anche sullo scudo. Ecco, un Q-tip lo vado a tamponare. Non voglio che sia troppo. Così sembra. Oddio, dal video sembra molto acceso, ma dal vivo è abbastanza spento. Allora, vado a mescolare una punta di Celestra Grey e una di Thousand Sons per schiarirla e fare le rime del mantello e della chioma. Per questa occasione, infatti, prendo uno small dry brush tagliato così angolare per andare a fare tutti gli effettini. Pucciamo piano qui e andiamo un pochino nella carta, che non voglio. Ecco, così è venuto molto meglio. Non ha messo troppo a parte qua, eh. Però dai, sembra che ci abbia le chiappette sode messe in risalto. Oddio. No, va bene, dai. Magari qui scuriscono un pochino. Ok, adesso passiamo al metallizzato. Allora, sembra che stia andando tutto bene. Sembra. Qui per il momento sto usando l'Iron Warriors come dry per fare gli effetti magari dell'armatura consumata, che quindi magari il dorato se n'è andato via. Che sull'arma. Ok, perfetto. Allora usiamo sto Roofing Steel, veramente una puntina perché non voglio che diventi tipo albero di Natale ultraluminoso, giusto nelle zone più critiche. Ok, io direi di prendere poi un pennello più piccolo e di mettere magari l'Iron Warrior, quello che ho detto prima, un fan steel, miscelarle bene tutte insieme e proviamo a fare le punte, queste qui. Ok. Qui. Ok,
qui. E niente, alla fine ho deciso di, non si vede bene, di fargli gli occhi sul blu elettrico. Almeno così fa più figo, più cattivo. Vabbè, questo è il risultato. Adesso faccio un recap. Sì, per farla in maniera più professionale, che non ci si fa mancare nulla. Eh? Gira. Gira no. Sta girando. Ah! Facciamo un recap, allora. Ho tolto le linee del mold e degli sprue dalla figura, poi ho fatto il primer nero, dopodiché sono subito partita con una base di dry blu, quindi ho usato Make Rage Blu, poi ho messo una base grigia che era ho usato il Dawnstone, poi dopo ho messo anche il Mechanicus Standard Grey, dopodiché cosa ho fatto? Ah sì, poi ho usato Retributor Armor, questo qui, per dare un colpettino di dorato qua e là, giusto giusto nelle zone dell'armatura, meno per dare ancora di più quell'effetto consumato. E dopodiché sono andata poi a passare con lo shade tutto nelle zonette delle pieghe, eccetera, prima con l'Agrax e poi con un oil per renderlo ancora di più spento. Poi sono ritornata col dry nelle zone con colori magari un pochettino leggermente più accesi. Ho usato l'Incubi Darkness, poi il Defang, ho usato anche il Thousand Suns nelle zone dei mantelli della chioma. Poi per quanto riguarda armature, scudo, eccetera, sono andata con l'Iron Warriors, Rune Fan Steel per gli effetti proprio di luce più chiari possibili, e ho usato un pochino, ma poco a poco a poco, anche il Dawnstone. Poi per la base ovviamente sempre uguale, sempre grigio Dawnstone e amministrato un grey per fare gli effetti proprio di luce più chiaro possibile. Poi basta, sì, ho usato tanti colori, però almeno il risultato è venuto come quello che volevo, sì da una parte e no dall'altra. Magari lo volevo ancora più consumato, però non voglio strafare, perché io mi conosco, carico troppo e poi magari mi esce fuori una schifezza. Quindi risultato uscito abbastanza bene e sicuramente rifarò tutti gli altri così, perché ormai di vederli con questa armatura ultra dorata non, cioè, non mi piace più, perché ormai così l'effetto grimdark così mi garba, è troppo troppo bello. Boh, ci si saluta, io vi saluto, vi rimando magari ai video di mio marito o ai video del nostro amico Pippo, che anche lui dipinge sul canale, e vi rimando anche sulla mia pagina Facebook che ho del mio negozio personale, che si chiama Electra 3D Print. Creo roba in 3D e la dipingo anche su commissione, caso. E questo è tutto, ci si sente per il prossimo video, via. Salut! C'ho il dito interista.